Ben ritrovati, buongiorno Luca Marzo, Marchese Onofrio del Grillo, Jim Mazzei, Raffaella, Gianni Play, Orsacchio, Vicente, Vicente De Chiano, Ale Chinea. Insomma, siete sempre eh, amorevoli nei nostri confronti. L'appuntamento immancabile delle 14 anche quest'oggi. Oggi si parla di Juve di Juve, devo dire che siamo stati anche noi, giustamente travolti da, 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 da quello che è accaduto al mondiale. Abbiamo voluto parlarne, anche se abbiamo portato il tema elevandolo, elevandolo cioè cercando di dare la declinazione anche sui funzionamenti dei governi del calcio e i governi degli altri sport. E perché non bisogna tifare per forza per una cosa o per l'altra o meglio bisogna guardare le cose senza la maglia addosso lo ha fatto con noi Flavio Tranquillo è stato un grandissimo ospite lo voglio ringraziare anche io che non ho potuto partecipare alla puntata ma mi sono goduto assolutamente intervento oggi teniamo la sticella alta grazie al contributo di Enrico Turcato super di corsa ma lo rivoluto con noi ciao Enrico ciao ciao Luca ciao a tutti eh, con noi Livio, Livio Gigliuto ciao Livio ciao ciao Luca ciao a tutti è arrivata la felpa a Luca Marzo che dice Dillo Zuliani, ma arriva tutto ragazzi, arriva tutto per Natale tranquillamente, anzi stiamo già pensando a delle cose molto drip per inizio 2023. Franco Leonetti, Franco acclamatissimo, grazie Franco per essere qui. Ciao Luca, grazie per l'invito, un saluto a Livio, Enrico, e a tutta la community. Dovrebbe raggiungerci, anzi, ci raggiungerà di sicuro anche Nicola Balice. Sappiamo anche che la Juventus, questa settimana, alle ore 14, segnatamente post domani, giovedì, allo stadio, all'Allianz, porte chiuse, ma non saranno porte chiuse per i giornalisti, eh? giornalisti accreditati presenti. Juve Rieca e si torna a vedere anche qualche altro paratitolare in più, anche dei reduci magari del Mondiale, anche dei giocatori che sì. Più che scaldarci la fantasia come fanno i giovani a turno, devono darci concretezza nel breve termine. Allora io parto dalla fine, cioè dall'argomento, se vogliamo anche più fresco, le indiscrezioni che riguardano ancora. Il discorso, diciamo così, progettuale della Juventus. Oggi facciamo un toto di rigenza. E ho voluto Enrico, Franco, Livio e Nicola proprio per questo tema. Perché alla fine, alla fine inizia a salire eh, la, la, la pressione con due appuntamenti. 23 venerdì, la data entro la quale Exor comunicherà sostanzialmente. Le, 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 I candidati eh, pubblicamente, ripeto, nomine per il CDI Juventus, quindi entro venerdì. Venerdì credo stesso lo sapremo e daremo un primo commento della situazione, ma parallelamente sappiamo che il 27 si terrà di questo mese l'assemblea azionisti in tono minore in quanto ad argomenti forse di certo non in tono minore a livello mediatico perché sarà il CD Auscente a metterci eh, comunque tra virgolette ancora la faccia con la firma definitiva al bilancio le risposte eventuali ai piccoli eh, media azionisti ma anche eventualmente in quella circostanza lo voglio ricordare anche lì conferenza stampa che Aspetto sia abbastanza eh, tosta, ma è anche vero: è anche vero che mi aspetto una Juventus, società che sia molto ferma e chiara nel dirci delle cose che vi racconteremo appena questo accadrà. 18 gennaio prossimo, così chiudo il quadro: eh, entrerà, diciamo, parte l'avventura del nuovo CDA. Chissà quante cose succederanno da qua al 18, proviamo a intuirle. Io voglio partire proprio magari da. Da Enrico, visto che poi sarà il primo che deve eh, salutarci. Enrico, in tutto questo marasma, tu sei stato anche molto impegnato con i mondiali e via dicendo, ti abbiamo lasciato tranquillo. In realtà no, perché ti avevo scritto 30 volte, ma a parte questo, eh, parallelamente, in tutte queste cose sono successe da quel lunedì là a oggi, qualche pezzo, qualche frammento. Del, de, si è rimesso insieme nella tua testa hai rimesso a posto qualche coccio e hai l'idea di cosa può sviluppare la Juventus secondo te tra dirigenza proprietà, intendo dire scelte di John Elkan e uomini candidati o autocandidati a entrare nella Juventus parlo di grandi ex, Enrico sì, no, un'idea me la sono fatta innanzitutto non, non mi hai disturbato perché ero molto preso dai eh, demoni però <ride> mi fa sempre piacere tornare qui. Eh, no, sì, no un'idea me la sono fatta leggendo, guardando, ascoltando. Eh, mi aspetto un CDA che abbia dei nomi di rilievo, indubbiamente, perché la Juventus ha, ha bisogno di, di ripartire e ritirando magari una linea rispetto a, a quello che era successo prima, di, di avere anche qualche nome che, che, tra virgolette, renda anche i tifosi, secondo me, più sereni. Eh, quindi qualche nome affidabile, io un paio di nomi grossi me li aspetto ecco, da questo punto di vista. Eh, poi non ti so dire se tutti quelli che sono circolati in questo momento, no? quindi del Piero, a volte circolata addirittura Chiellini, clamorosamente di ritorno dall'America subito, eh, però mi aspetto qualche figura storica della Juventus sicuramente all'interno com come volto, come simbolo. Di, di una nuova ripartenza Ma questo, questo già nel breve termine, cioè, io ieri ho detto: ragazzi, io... in base alle ultimissime ho la sensazione, mi sbilancio. Secondo me, quell'uomo di area sport che ci rappresenta in qualità di sportivi e calciofili. Forse non ci sarà in questa prima fase. Eh, allora chiedo: però, forse, eh, ripeto, tu invece ti aspetti che per metà. Io ancora eh, Te lo aspetto: aspetto sì. Eh, eh. Eh, eh sì. Fra. Franco, tu che dati sei fatto? Rimaniamo su questo tema qui. Il nome dell'area sport, che non è poi il responsabile, però quell'uomo anche un po' per la community di Juventus ci sarà secondo te entro il 18 gennaio oppure no? Io credo che l'uomo simbolo, il totem juventino possa arrivare mh, a stagione quasi, quasi terminata quindi ah, usiamo come, come termine maggio o giugno eh, per un motivo semplice perché comunque John Elkann tra lo ha fatto capire lo ha detto, cioè in questo momento e poi dalle informazioni che ho eh, mi risulta che in questo momento serve non tamponare la situazione ma ricostruirla e serve una governance eh, tecnica infarcita di avvocati, di professionisti, di persone che insomma, conoscano perfettamente l'argomento. Eh, sarebbe un bel regalo eventualmente vedere in CDA un nome che tutti gli Juventini vogliono e aspettano. Però ricordo che poi CDA e società sono due cose completamente differenti. Eh, quindi Adesso, diciamo io... la società operativa di cui noi parliamo poi tutti i giorni quando parliamo di calcio esatto, non è proprio la stessa cosa. Non è, non è espressione del, del CDA, cioè il CDA è espressione della proprietà e insomma di, di altre situazioni. Quindi Vedremo cosa accadrà da qui al 18. Tu, Luca, hai fatto una scansione temporale secondo me perfetta. Credo che qualche sorpresa o comunque ci sarà molto di cui parlare nel, nel prossimo mese, proprio perché ormai ci sono eh, delle date che sono assolutamente stabilite e la Juve ah. deve ricostruirsi. Questo Prego, Scusa, quando dici sorpresa, cosa intendi? Faccio no, un sorpresa... esempio. Sorpresa nel CDA, come diceva Enrico, sarebbe molto bello per l'umore e anche per la sensazione del tifoso Juventino che magari il 18 venisse annunciato all'interno del CDA un nome di, di, di peso e capire poi se sarà un nome di peso operante solo nel CDA oppure ci sarà una trasmigrazione all'interno della società. Però, dalle informazioni che ho io, io si va verso una governance e un CDA tecnico infarcito di uomini di grande fiducia accanto a John Elkan e poi l'operatività del, della società e il totem bianco-nero potrebbero giungere insomma non so maggio-giugno secondo me si incomincerà ad operare prima perché non puoi arrivare poi a fare mercato con un neofita appena aggiunto. Eh, da, dalle indicazioni che ho si, si dovrebbe battere questo sentiero allora io ho un paio di cosette da dire anche in più di quelle che ho già anche in qualche modo provato a, a mettere insieme ieri ce le ho però non è roba la valutiamo dopo insieme prima però da Livio chiudo il giro e chiedo si insiste a parlare Livio di cilia tecnico di eh, governance eh, diciamo delle competenze, eccetera, però poi se, quello che voglio chiederti è: e quindi sarà un plotone di nomi di illustri, illustri, illustrissimi, sconosciuti per noi? Tu immagini questa cosa qui. Uh, intanto Luca, tu ti rendi conto dell'enorme responsabilità che mi dai ad aver preannunciato di avere notizie da dare a tutti, quindi tutti stanno aspettando che no. io finisca. Io di ho parlare. detto che ho qualche sfumatura da aggiungere su. Ma sono indiscrezioni. Ma eh, eh, no, io insomma raccolgo, raccolgo e devo fare, insomma funziona anche questa. Eh, però insomma, la domanda che poni noi la dobbiamo provare a comporre con le informazioni che abbiamo. Eh, arrivano due informazioni diverse, una dalla società, perché la società finora ha dato... Eh, messaggi univoci, tutti da quello che hanno scritto alle prime azioni che hanno fatto, è evidente che l'orientamento è a fare quel governo tecnico Juventus di cui si parla ormai. Ti ho già deluso, lo so, lo so Gianni Plei, per tutte le ragioni di questo mondo, tra l'altro gli voglio bene di cuore perché lo leggo di continuo. E, eh sì, una, no, lui è però, una macchina in... di commenti, di cose. Eh, sì. eh, lo so, lo so, e fa bene, bontà sua, però quello che ci portiamo a casa è finora i segnali che ci hanno dato la società che sono univoci, univoci e sono cioè sostanzialmente andiamo verso un governo tecnico, solo nomi tecnici, non sentiamo parlare di altro. Però io È diciamo, e eh, eh, però che in mi interessa. In termini, eh, proviamo a ragionare anche in termini di comunicazione. Io faccio solo una riflessione, quando ho visto la copertina di Sports Week, era Sports Week con quell'intervista, quella copertina col faccione di Alessandro Del Piero, quel titolo rivoluzionale, insomma, comunque quel tipo di Comunicazione così netta, io credo che una cosa del genere non succeda senza l'accordo perlomeno di uno dei due protagonisti, Juventus o Del Piero. Quindi era un modo per Del Piero per autocandidarsi, non lo so, era un modo della società eh, per diciamo così, mandare un segnale in accordo con, con i media. O in ogni caso, una cosa talmente chiacchierata da poterci fare una copertina. Mi sembra molto strano un evento comunicativo di questo. Importanza di questa nettezza, che poi dietro non ha nulla, no? dietro il quale non ci sia effettivamente neanche un bricio di verità. Questo per dirti, Luca, che io, francamente, una sorpresa me l'aspetto tra qui e il 18, non lo so perché il 18 è un momento delicato da un punto di vista amministrativo di una società. Da qui al 18, la Juventus non credo parlerà principalmente ai tifosi, credo parlerà soprattutto ad altri stakeholder. Diciamo così, avrà altri obiettivi. Intanto, lo saluto Nicola. Eh, però credo che gli obiettivi in questo momento siano altri. Ma poi immediatamente dopo, io credo che un colpo sportivo ci sarà. Per ora, però, la Juve è un piccolo passo sportivo l'ha messo perché ha rinnovato il contratto di healing. Che in una società che viene raccontata in grande difficoltà, no, impegnata in tutt'altro rispetto al mondo, al lato sportivo, è un piccolo segnale che interpreto come positivo. Nicola Balice, ben ritrovato. Ciao Nick. Ciao a tutti. Allora, noi siamo partiti con un giro di, 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 di ampia gamma, ricordando quelle che sono le tappe eh, societarie, eh, le prossime tre, entro venerdì, diciamo venerdì eh, usciranno i nomi, diciamo così, eh, candidati, che poi sono loro al CDA Juventus del ratifica, poi per il 18 gennaio, quando inizierà veramente la nuova, vediamo quanto eh, davvero nuova eh, vita, eh, diciamo, del, dei... Diciamo così del de, di ciò che la proprietà mette a garanzia della Juventus gli uomini del prossimo CDA in mezzo al 27 assemblee azionisti. Facevamo delle considerazioni di ampia gamma su questo discorso del governo tecnico, ma anche del c'è nel governo tecnico un tecnico che può sorprendere positivamente tecnico, intendo dire, tecnico calcistico, ma anche che ci tocca nel cuore, nel vivo, la società secondo te potrebbe regalare tra virgolette questa sorpresa perché io ieri ho aggiornato dicendo credo che questa cosa possa essere rinviata. Cioè il grande uomo di Area Sport che non è quello che decide tutto, ma che comunque in qualche modo ha una rappresentatività di Juve e anche forse per i tifosi, no, di presenza di juventinità dentro, questa cosa mi risulta che ha possibilità di essere rinviata, a differenza di quanto dicevamo fino a 15 giorni fa quando avevamo tutti lo stesso riscontro un uomo di area sport, i lavori sono in corso, io vi garantisco che quei lavori sono assolutamente stati in corso, i contatti sono stati fitti, eccetera. Oggi non sono così sicuro che nelle prossime tre settimane noi avremo quell'input, che attenzione, non è poi colui che ha le deleghe, diceva bene prima qualcuno già che dice poi conta chi avrà le deleghe per lavorare, sì, però intanto quando leggeremo i nomi saranno tutti degli illustri sconosciuti, chiedo a te di chiudere il giro, Nicola, e poi andiamo nel dettaglio. Ma, ehm, ehm, quello che dicevamo anche negli scorsi giorni, ehm, un conto in questa fase storica ben precisa, eh, dobbiamo abituarci a scindere un attimo tra quello che è il Consiglio di amministrazione e quella che possa essere la società. Ehm, la dirigenza legata all'area sportiva, eh, la rifondazione per quel che riguarda l'area sportiva della società avverrà, eh, avrà bisogno di più tempo. Nell'immediato ci sarà questo governo tecnico di cui parliamo ormai da settimane. Eh, io non penso che ci possano essere, eh, da quel che filtra, anche dei, dei componenti del, del CDA di Missionario, eh, ah. eh, sempre a, a livello, no, non chiedetemi nomi, però stiamo parlando sempre perché eh, sembra quasi di non dobbiamo dimenticarci che comunque il CDA della Juve, eh, pure quell'uscente, era composto da fior fior di professionisti ehm, sì, eh, e, e aveva già subito, ricordiamolo Nicola, un paio di aggiornamenti all'interno del, del, esatto. della squadra del CDA negli ultimi anni ed erano già in più in quota, se vogliamo, exori, diciamo quindi ci sta questa cosa. Se parliamo la partita che si poteva giocare entro dopodomani. Eh, era quella sostanzialmente legata al vicepresidente e questa è la partita che penso possa essere rinviata. Eh, quel, per quel che riguarda invece la coppia direttore generale e direttore sportivo, era già programmata in ottica prossima stagione e non, non nell'immediato, almeno da quel, da quel che mi risulta. Eh, so, se vogliamo fare nomi e cognomi, sostanzialmente quel che risulta a me. Nomi e cognomi e che le due partite da giocare prima e poi il resto verrà di conseguenza sono quelle legate a Del Piero e a Marotta, eh, che poi mm. quella di Marotta una... e poi quella di Marotta più che una partita da giocare è una decisione da prendere perché se Elcan dovesse richiamare Marotta io credo che Marotta non potrebbe dire di no ad Elcan eh, stiamo a vedere nelle prossime settimane. Non credo che però siano partite che si giocano. Dire nelle prossime 48 ore è sbagliato, no? Ma allora, allora cominci allora. oggi, eh, concludiamo. Anche quella partita, il... partita si gioca adesso, eh. sì, no? Esatto, quello che stavo dicendo non, senso, non, su, non, non mediaticamente. Non, confondiamo, partita, non sì. confondiamo la nomina del CDA quello che dicevo prima con quella che poi sarà la società. Eh, la dirigenza per venerdì. Io mi aspetto a Scanavino anche amministratore delegato e non soltanto direttore generale. Eh, magari sbagliando, questo ha più che un'informazione, è una sensazione. È un pronostico, mettiamola così. Eh, ripeto: non è un'informazione, è una sensazione. Franco, cosa cosa cosa. Mi aspetto questa non definizione del governo, tecnico. governo poi, tecnico. Però la Juve è la, il la lavoro per fare in modo che sia subito una grande Juve, perché poi eh, spesso ce ne dimentichiamo, ma sarà almeno per i prossimi mesi veramente su due binari diversi la Juve SPA, la Juve che lavora eh, per difendersi e tutelarsi eh, in, ogni, in ogni ambito e la Juve squadra di calcio. Voglio un commento da Franco solo per aggiungere o togliere qualcosa ma anche sulle sensazioni o sui rumors a Torino, tu sei su piazza e poi chiudo con le considerazioni ancora di Enrico che ci dice anche eh, che rientro 2023 alla Juve cioè voglio che sia lui a dirci Cremona, Udinese, Napoli cosa Cosa, che senso hanno. Franco sul discorso societario, poi ci torniamo dopo, ma Enrico poi gli deve salutarci. Quindi volevo Guarda, Luca, sarò brevissimo così diamo tempo a Enrico. Eh, C'è cioè qualcosa che non ti quadra? Sì, due cose. Eh, io ah. su Marotta ho dei seri dubbi. Per un motivo semplice, perché noi ricordiamo come è stato allontanato, perché Marotta è stato allontanato dalla Juventus. E proprio qui l'altra volta, insieme a te e altri ospiti, con Claudio Giuliani, io dissi una cosa, cioè eh, Andrea Agnelli era eh, l'esecutore, era colui il quale prendeva decisioni, ma sempre in sinergia con la proprietà. Marotta, da quello che mi risulta, non è stato licenziato, allontanato dalla Juventus eh, senza previa il, il consenso della, della proprietà eh, Marotta ha fatto grandi cose a Torino sta facendo bene all'Inter però io credo che ci siano dei cicli che finiscano poi magari verrà smentito e verrà richiamato Marotta io ho dei seri dubbi metto l'attenzione su un personaggio che mh, ormai rimbalza come voce negli ambienti Juve da almeno due o tre anni io dico attenzione a Giovanni Carnevali che è un grande dirigente, che sa vendere comprare, che ha uno stile Juve, che ha equotato estremamente. Poi capiremo quali saranno gli sviluppi. Però io credo che Carnevali oggi, più di altri candidati strombazzati da alcuni mass media, credo che sia una persona da tenere in seria considerazione. Ti chiedo, Franco, mi è parso di intuire anche che questa sarebbe anche eh, una soluzione più gradita a te. Cioè, mi è parso di capire, adesso tu ci hai dato un quadro, calmi su Marotta, voci su Carnevali, ma mi è parso di cogliere anche una tua preferenza per questa, cioè per, per un, una scelta di novità piuttosto che un ritorno di Marotta, o sbaglio? Sì, ma vado soprattutto in ottica Juve. Se tu eh, ricomponi. Uh, un CDA completamente nuovo, perché sarà, sarà pressoché così: se ricomponi una nuova dirigenza, perché chiamare un cavallo di ritorno? Io credo che questa sia un'idea della, della proprietà per cercare di costruire una nuova Juventus. Tra le righe eh, John Elkan lo, lo ha fatto capire. Poi ci può anche stare il cavallo di ritorno prestigioso e importante come Marotta. Io in questo momento ho dei dubbi, almeno dalle informazioni che ho ricevuto sino adesso. Allora, abbiamo messo un po' di carne al fuoco no, nuova, hai visto Enrico? Quindi volevo... Sì. No, perché Enrico so che ci saluta prima. No, poi no, adesso... sì, eh. sì, però ci, ci tengo su questo argomento. Eh, io posso capire dei, dei, degli anelli di congiunzione tra il vecchio CDA e quello nuovo, soprattutto per quanto riguarda figure tecniche, perché è innegabile che alcuni professionisti che erano prima nel vecchio CDA ci possano essere anche in quello nuovo. Però il messaggio che secondo me ha tentato di dare la Juventus in queste settimane è rivoluzione, rinnovamento, azzeramento. Quindi, io non mi aspetto figure che erano già presenti nel vecchio ciclo di Andrea Agnelli e quindi Marotta. Mi aspetto figure nuove, ma, ma cioè ah. sia. Sì, per quello che riguarda, però, ti parlo, l'area sportiva, no? l'area sportiva gestionale della Juventus, quindi non il mero CDA, che sono due cose ben distinte. E nel CDA, qualche figura per forza di passaggio ci sarà, cioè non, non per forza azzerano tutti, non per forza. Tutti poi sono, sono coinvolti in quello che è successo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, secondo me, qualcuno ci sarà nel CDA, qualche nome, magari sì, ma nella nuova area sportiva io mi aspetto figure nuove. Non so se Carnevali o Giuntoli, come scrivevano in chat come diceva anche Franco, però mi aspetto delle figure nuove. E mi aspetto, ripeto, magari non da subito, magari mi sbaglio io. io. Io ho detto che mi aspetto un nome grosso subito per dare un messaggio, però magari arriverà nel corso della stagione, però un nome altisonante che sia un del Piero che sia un Chiellini io me lo aspetto nella, scusa nella... chiedo visto che tu lavori a 360 gradi sulla serie sì. A e, e sì. ma sì. Ti ho, magari anche come relazioni spesso ti capita di, sì. di di rumors o di sentire tante società o tanti giornalisti o tante cose legate anche alle altre squadre di serie A ti chiedo che giudizio ti sei fatto di carnevali cioè cosa si, allora diciamo così cosa si dice negli ambienti da te recepiti su Giovanni Carnevali, ma non Juve in generale? Come no, no, ma Carnevali è ammiratissimo a livello di, di Serie A, a livello di dirigenziale, è uno dei, dei dirigenti più ammirati perché, secondo me, è una persona che si sa muovere nel modo giusto e sa avere i contatti giusti. Eh, diciamo che lui al Sassuolo ha anche abbastanza vita facile perché di fatto. Tutto il, il lavoro fatto eh. da Squinzi e dalla sua famiglia in precedenza lo ha, lo ha agevolato nel compito parecchio. però Carnevali, sicuramente. sì, poi ha delle leghe totali. All'interno del sistema calcio, è molto stimato e è molto. è valutato come, come un bel dirigente, certo. Ripeto avere un ruolo bello di bello nel senso sassuolo. che al ciuffo alla mancina no, no. sempre... avere eh, un, no. ruolo di, un ruolo di peso al Sassuolo, avere un ruolo di peso alla Juventus fa tutta la differenza nel mondo quando si parla di questo tipo di società. Però, insomma, lui, lui è sicuramente una persona che si sa porre nel modo giusto. Mi, sem mi sembra uno capace. Ecco, dall'idea che mi sono fatto io, io poi lo conosco di persona anche. E di Giuntoli eh, cosa si dice negli ambienti? Eh, che, che è bravo Giuntoli, ma non, non si dice solo negli ambienti. Basta vedere come ha com lavorato negli ultimi anni. Eh, è un. È un un vecchio dirigente talent scout, secondo me, lui è un direttore sportivo che trova dei nomi che spesso magari ha, alcuni dirigenti adesso lavorano tanto di più con i procuratori, no? E invece, lui, secondo me, lavora un po' meno con i procuratori e lavora di più sul, sul campo con i suoi collaboratori. Però, però Giuntoli. Sì, ricordo che Giuntoli ha una squadra di non è facile, 15 persone. Sì, e non è Poi, facile muoverlo da Napoli, ti... Giuntoli, eh. Non è facile. Ma... No, anche a me Esca... risulta questo, però lui, me risulta. De Laurenti sa in mano il prolungamento unilaterale 2024, giusto? Stessa sì. cosa per Spalletti, ve lo dico. Eh. Sì, anche Spalletti, è... È... ma, ma c'è anche questo. il suo buon senso, lui si trova bene a Napoli. Esatto, anche me poi, certo. sì, sì, a me eh... risulta questo. A mi risultano queste due cose. Eh, mh, ci sono uomini che si radicano all'interno di un ambiente, si trovano bene, arrivano ai risultati anche se magari ti chiamo a un club estremamente più prestigioso puoi anche permetterti di nicchiare e dire no grazie in questo momento ma è già successo tante volte nel calcio esatto, poi nel calcio spesso si cambia idea ma prima della rivoluzione ancora agosto settembre, prime settimane di ottobre il lavoro sul, sull'uomo eh, un direttore sportivo era già in programma alla Juve e il profilo di Giuntoli. Veniva, veniva spesso da qualcuno eh, etichettato come non particolarmente adatto a a alla Juve e alla proprietà poi si cambia idea, cambia situazioni cambia tutto eh, e può cambiare anche questo eh, fino a poche settimane fa si lavorava per un direttore sportivo giovane con un direttore generale più esperto di nuovo a ricomporre una coppia da questo punto di vista che non c'è più da qualche anno alla Juve. Eh, vediamo, vediamo eh, molte, molte decisioni verranno poi prese a cascata eh, una volta fissate le prime caselle, quelle più centrali. Puoi rispondere tu Nicola? Non capisco perché nessuno crede che possa rimanere che Rubini, Claude Alain, sottovalutato. Per me Carnevali e Rubini sarebbero un'ottima coppia. Io credo che, che il lavoro di Cherubini sia stato sottovalutato, è vero, ma che eh, Cherubini sia, sia un direttore sportivo come Carica, ma abbia eh, sempre sviluppato, abbia altre caratteristiche dirigenziali, sia molto più simile. Cioè paradossalmente a, ci fossero Cherubini e, e Giuntoli, Cherubini sarebbe sopra Giuntoli. ruoli di diversi. Diciamo che la Juve stava lavorando per affiancare Manna, Otto diciamo Manna a Cherubini, prima che si eh, prendesse la direzione della. della cioè ripresa. sempre lavorare per promozioni interne. Sì. A quel che eh. mi risulta, Manna era il favorito per il ruolo di DS fino a un mese fa. Mm. Un mese, eh, diciamo un mese. Molto. Livio, Livio ti, ti, eh, no, Franco dicevi scusa. No, una eh, cosa velocissima veloce. se Nicola ha terminato. Attenzione anche a ciò che uscirà dal, dal processo eventuale. Eh, perché Rubini, eh? Eh, perché si sono lette alcune intercettazioni che non credo magari possano far piacere anche alla, alla proprietà. Sì, tra l'altro però voglio dire intercettazioni mi sembra, a parte la buona fede anche lo tengono assolutamente per esempio quando si dice nonostante siano stati degli stralci, estrapolate cercato di utilizzare de in maniera decontestualizzata de de devo dire, tutto sommato che Rubini non esce neanche così male mediaticamente da quelle intercettazioni, no, poi a livello, no, a livello processuale eccetera io non mi pronuncio non so se no, quello che ha detto possiamo... lui no, se quello che ha detto lui inguaia qualcun altro ma io ho letto tutto il fascicolo No, no, io anche, non possiamo pronunciarci, non conosciamo quali saranno gli sviluppi, ci sono però secondo me degli aspetti che potranno poi eventualmente avere un proprio peso. Concordo e concludo, secondo me che Rubini ha fatto un buonissimo lavoro, parecchio è stato valutato soprattutto dai media, però bisogna capire se sarà poi lui o il DG o il DS della Juve, non del futuro, del, dell'immediato, cioè parlo da maggio in poi. Io credo, L L io credo che, che Rubini poteva esserlo, ma credo da quel che mi risulta, che per Cherubini con... sia ormai ci sia un, una missione da compiere, arrivare a fine stagione, e poi eh, anche con il contratto scadenza 2024. Credo che Rubini faccia parte di quel gruppetto di dirigenti che al termine della stagione. Eh, ma saluterà. questo, questo apre, senza ti fare pro o contro che Rubini giornalisticamente questa cosa che ci dice Nicola che ci aveva già introdotto Romeo Agresti e sulla quale noi come sapete siamo sempre stati molto fermi e cauti di attenzione che Rubini è una posizione comunque traballante questa cosa che dicono che diciamo apre giornalisticamente a un sacco di possibili ulteriori novità vuol dire che c'è tanto spazio per figure nuove questo intendevo dire Livio io però facevo un ragionamento più cercando di ragionare da lato proprietà, no? Se un marziano che fosse collegato adesso dopo tre anni che non sa nulla della Juve, vedesse che si sta parlando del ritorno di Conte e, e di Marotta oppure Allegri Oggi l'equipe cioè, su Zinedine Zidane. Oggi l'equipe parlava di Zidane, insomma, però restiamo alle voci di cui si parla molto, no? Quindi Marotta, è... forse ci sarebbe la percezione di una quello che scrive anche qualcuno in chat quasi un'ammissione che il percorso degli ultimi tre anni è stato un percorso eh, che è andato. Una missione che forse può stare dentro una parte della famiglia Agnelli, no? Ce lo sappiamo, magari la parte, eh, tra l'altro, Elkan, credo sia anche la parte più vicina a Marotta, perché alla Juve Marotta è arrivato tramite quel percorso, no? Credo fosse arrivato tramite il mondo Elcan, però la sensazione è che ci sia ancora una volta l'idea di tornare a quella storia che è venuta prima degli ultimi tre anni. Credo che forse. Se, eh, la proprietà voglia andare su una direzione diversa, però questo lo chiedo anche a voi finora tutti i segnali sembrano indicare eh, andiamo su nomi nuovi persone nuove, un percorso nuovo, però va detto una cosa Luca questo a sostegno diciamo dell'idea dell marotta e cioè, esatto, sta facendo un backup a otto anni fa è possibile, un po' la percezione può essere questa, no? molti lo dicono eh, però mi chiedo anche però, questo secondo mi me so, non andrà se così cambiare... se, posso dire, se posso dirti la mia non andrà così No, ma ora ti dico, poi ovviamente su come andrà, lo sapete molto più voi di me. Io cerco solo di capire una cosa e cioè ma ehm, giunto i carnevali, mi sembra che faccia un pezzo di lavoro che è solo una parte del lavoro di Marotta, la parte scouting, la parte gestione della squadra, la parte gestione della rosa. Marotta era sostanzialmente un presidente dal punto di vista della gestione dei rapporti con la federazione I rapporti con diciamo la politica che sta dentro al calcio. Eh, questa è una cosa secondo voi che conoscete meglio? Ovviamente mi riferisco più a voi. Io posso solo guardare un po' più dall'esterno, ma questo è un lavoro che fa effettivamente Carnevali, eh, questo è un lavoro che fa effettivamente Giuntoli, perché entrambi hanno delle proprietà dei presidenti piuttosto pesanti. No? Quindi Carnevali è più simile a Marotta rispetto Carnavali, a lui Marotta, Giuntoli è un direttore è di giuntoli, sportivo no? Giuntoli, è un direttore giuntoli sportivo. tra l'altro Carnevali diciamo. è un amministratore delegato, direttore un amministratore generale un delegato, direttore generale che ha competenze sia sul mercato sia di scouting e sia dal punto di vista puramente burocratico e amministrativo Ma poi Ecco al... perché in io vedo in lui un, una figura. Tutte e due le cose, se tu, esatto, entrambe due. le figure. Quello che dicevamo sì. prima: si va di nuovo verso una doppia figura, una doppia figura con eh, un dirigente eh, che tenga insieme tutti i pezzi e un responsabile dell'area sportiva, un direttore sportivo. Eh... Mi permetto di dire, finalmente Nicola, perché secondo me quando si è scoppiata la, la coppia, parliamo ovviamente di, di Marotte Paratici, poi. Insomma, mh, sia dal punto di vista sportivo e gestionale abbiamo visto insomma, delle, delle problematiche, delle discrepanze. Non c'era più la persona che completava l'altra. D'altronde eh, con, con la coppia sono arrivati i momenti migliori, le operazioni migliori. Poi lasciamo perdere alcune situazioni. Insomma, sappiamo che Marotta va via non solo. La questione Ronaldo, però, credo che la Juventus dal punto di vista dirigenziale debba basarsi nuovamente su una coppia detta in, in soldoni. Poi, fondamentalmente, significa un direttore generale e un direttore sportivo, ma poi. Direttore generale con eh, mansioni anche eh, eventualmente da amministratore delegato. Mm, rispetto eh, a quello che veniva detto poco fa, non è. Una Juve che eh, capisce che negli ultimi tre anni, è una Juve che ha già capito che il triennio 2018-2021 no, aveva preso eh, una direzione non sostenibile. Non dico neanche giusto o sbagliata, ma non sostenibile. Tant'è vero che eh, già l'estate 2021 aveva portato al cambiamento con un nuovo processo, un nuovo progetto. Eh, processo mh, gestionale, eh, non, non fraintendetemi, con un nuovo progetto che doveva avere durata triennale e che è stato interrotto a metà per i motivi che tutti conosciamo, ma la decisione è che dal 2018 al 2021, eh, con questi tre capi area, con eh, paratici per quel che riguarda l'aspetto sportivo, eh, i continui cambiamenti invece all'area all'area finanziaria che quel triennio non sia stato gestito in maniera non abbia non sia andato come sperato come come atteso non sia stato sostenibile era stato già chiarito e, e ribadito dando il via ad un nuovo progetto triennale che è stato interrotto prima del giro di boa però questo era stato già mh, definito e avviato con arriva bene con Cherubini in attesa di rafforzare l'area sportiva con Allegri e, e via discorrendo. Ho tante domande, ho tante domande. Una la faccio veramente magari un po' a random, ma ascoltandomi, mi vengono a, a Enrico. Voglio chiedere questo, eh, legandomi un attimo, lo facciamo solo in questa circostanza, alla finale del mondiale. L'abbiamo già consumata noi abbastanza ieri, poi, ovviamente è stata una finale particolare. Il messaggio alla juve di quella finale e che, nel, che quando fece la mossa Cristiano fece la mossa giusta, cioè l'idea è se hai una superstella puoi fare certe cose, diversamente ti serve un miracolo, cioè non sappiamo che poi è arrivato il Covid, non sappiamo che poi andiamo in grave difficoltà in tre bilanci consecutivi, non sappiamo che non vinceremo lo scudetto per due anni di fila, che ci arriverà un anno senza titoli, tutte cose successe non sappiamo nulla però in quel momento il messaggio della finale tornando indietro è la Juve aveva fatto tutto sommato la mossa giusta con Cristiano o sbaglio? cioè se devo analizzarti tutto l'affare Ronaldo finiamo domani però no se... però il messaggio, il secondo messaggio secondo della me, finale in quel è quello momento, in quel momento lì la Juventus aveva fatto una scelta che, che secondo me ci stava per quel momento storico io, cioè, chi analizza la storia dopo, è facile parlare con se noi poi, in mezzo c'è stata una pandemia, è successo di tutto, eccetera, però in quel momento lì, se torniamo a quel momento lì, la Juventus aveva bisogno di fare uno step per allevarsi al ruolo di top club mondiale come altri. Hanno pensato che la mossa fosse prendere Cristiano Ronaldo, che in quel momento lì comunque rappresentava il massimo. Ed era massimo. disponibile sul mercato, ricordiamo, sì, eh. non è che, che prendi avere, uno perché lo compri. Poteva avere una doppia figurina. valenza, una, la classica doppia valenza, prendo uno forte che magari mi alza a quel livello in Champions League dove non riesco mai a vincere e prendo uno che invece mi esporta il brand Juventus in giro per il mondo. Secondo me in quel momento lì ci stava a farlo. È ovvio che col senno di poi, diciamo tutti, eh, forse la Juventus ha esagerato, forse era una mossa che non bisognava fare. però ripeto tornando a quattro anni fa, sfido chiunque a dire che quella era una mossa sbagliata in quel momento lì. In quel momento lì era il passo che ti alzava di livello. Poi sono successe cose impensabili e poi ci sono state una serie di decisioni sbagliate continue. Un, e allora, e allora io, ho, io, ecco. ne ho azzardato, io ne ho azzardato uno: Posso, messaggio, ma tu l'hai in parte avallato, in parte bocciato. C'è un messaggio, poi arrivo Nicola: c'è un messaggio della finalissima che abbiamo visto domenica per la Juve, un messaggio nascosto che tu, che la Juve deve cogliere da quella finale oppure no? No, io non, cioè no. non credo che da quella finale debba cogliere alcun messaggio la Juventus attuale, Nicola? Tornando a Ronaldo. Sì, eh, era giusto prenderlo in quel momento, eh, anche se poi non è andata come sperato, però, eh, ci sono stati episodi anche sfortunati, al di là della pandemia, ehm, penso a un'altra cosa che poteva fare la differenza l'anno dopo è spuntato il decreto crescita. Tu pensa a poter avere Ronaldo sfruttando i vantaggi del decreto crescita, quanti? quanto risparmio avresti avuto per quel che riguarda l'operazione Ronaldo ehm, il problema qual è uno dei problemi qual è, stati qual è stato il fatto che tu non sia riuscito a ad affiancare all'ingresso all di Ronaldo la cessione di Guain se tu avessi venduto i Guain avresti da subito ehm, se se sarebbero cambiati i modo. risultati? sarebbero cambiati anche i risultati probabilmente perché tu non avresti avuto perché tu avresti avuto una libertà di movimento nelle stagioni successive che non hai avuto perché dall'anno cioè, quando dopo, tu dici cedere i intendi dire cedere bene i cedere sì cedere cederlo. bene ma cederlo non cederlo. Sai, cederlo, 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 cederlo bene non regalarlo cioè. oppure se non riesci a cedere i avere la forza di vendere quell'anno di bala sto andando a sì. caso eh. però il discorso è che anche Uh, abbiamo letto tante cose intercettazioni, giudizi, tutto quanto tra i vari riferimenti a livello sportivo, che cosa si dice hai sprecato tutto, um, hai sprecato tutto il vantaggio economico della cessione di Pogba andando a prendere Higuaín e Pjanic sostanzialmente le, due cla le famose due clausole famose due che pianine. vengono citate nell'intercettazione però tu le quei due, due acquisti li hai fatti proprio partendo da quella cessione Ronaldo lo fai in un'estate in cui sostanzialmente compri e basta. In cui compri Io volevo aggiungere basta. solo una cosa. No, prego Nicola, sei finito. No, no, volevo no. solo aggiungere una cosa. Allora, tutto giusto quello che si è detto oggi. Eh, a me non piace mai parlare di sfortuna, di sfiga. Però ragazzi rendiamoci conto che nel 2020 accade una cosa che è esorbitante, fuori da ogni tipo di calcolo. Secondo me l'operazione Ronaldo è un'operazione giusta, è troppo facile sentire dei soloni oggi, ah l'avevo detto, era un'operazione non sostenibile. Io vi do solamente un dato. Eh, arriva Ronaldo a fine, fine luglio, primi di agosto la Juventus a settembre ha già esaurito tutta la tiratura di magliette adidas da gioco di un intero anno, cioè se non ci fosse stato il covid il lockdown, un'industria come quella calcistica letteralmente devastata e, e qualche risultato storto e qualche poi qual qual ci quindi... sta ovviamente secondo Quarto me l'operazione sì, ma certo. No, dico, Ronaldo... ci sono. Ce li abbiamo qua. Ah, ma altro che ce li ricordiamo bene perché io ricordo i commenti dei tifosi: arriva Ronaldo, non dico Champions matematica, ma arrivi fino in fondo. Invece, con Ronaldo, non si è mai arrivati in fondo. Quindi era un'operazione. Sì, anche, anche lì, Franco, però, cioè le, il famoso ottavo coglione di cui di poi, che poi costa la panchina a ah, Sarri viene cioè, giocato l'andata no, già... prima della pandemia e il ritorno dopo la pandemia, cioè, è una cosa impronosticabile, strana febbraio agosto andata eh, febbraio esatto. agosto agosto. agosto eh. No, no, ma Enrico, sta... secondo con me. Vuoto, con lo stadio vuoto al ritorno. Eh. Sì, poi con la follia di Sarri, con... che mette dentro di. Insomma, ci sono non un insieme di parola. fattori. È chiaro che poi, se mettiamo tutto nel calderone, questi anni sono stati assolutamente negativi. Però bisogna ragionare, secondo me, per, per sommi capi. Non avremo mai la controprova. Concludo solo. Eh, velocemente quando tu Luca dicevi segnale o meno bisogna avere la stella cioè finale che ti dà dei segnali o bisogna avere la stella io ricordo solo che Ronaldo dalla Juventus è scappato perché lui va via il 26 di agosto perché arriva una misera offerta o sì, comunque però, arriva un'offerta offerta allora ma fan, lui era a aprile che voleva andare via eh. e lo sappiamo l'abbiamo allora, la raccontato per tutta l'estate eh, è meglio, meglio rimanere poi è andata come è andata, però se poi, allora, il problema è che, secondo me, lo dico ma non è appoggiando lo dico perché secondo me poi le storie vanno sempre un po' rese coerenti. Ronaldo, ogni cosa che riguarda lui, fa molto più notizia. E Ronaldo sta a livello di giocatore al mondo insieme a Messi, come la Juve sta al calcio italiano. Ogni volta che la Juve succede qualcosa, la notizia merita trova un'amplificazione incredibile. Con Ronaldo, guarda, Ronaldo scappa. Però vorrei ricordare che Tevez è scappato, che Dani Alves è scappato, che... cioè, nel senso, e parliamo di giocatori. Comunque, no, Vlau dico se dobbiamo Vlau usare Vlau questo chiesa brutto sono... verbo: sì, questo Vlau brutto Vlau verbo, sono potenziali. Non è che Ronaldo stelle. ha fatto una cosa che non ha fatto mai nessuno. No, eh, no. Però, era... no, se eh, tu, però, tu parli la di stelle, Vlaovic e Chiesa sono potenziali stelle, non sì. solo itali in Italia, ma anche potenziali. Vabbè, ah eh, devi lavorare su quello. Adesso eh, non certo, livello superstar, Cioè, certo. Juve attuale, secondo me, non, non ha... Delict è scappato. In, non ha eh, in questo certo. momento la, la, la forza, in questo momento, di andare a prendere una star internazionale. Però le stelle che possono diventare top star ce le ha. Deve lavorare su quelle. Però io... No, credo Vidal, che Vidal non è scappato. L'unico su cui... Cioè, Vidal Vidal Delict è scappato via. C'è eh, cosa... già la profezia così, di Sass di Maria di scapperà, Maria. eccetera, ma Vidal non scappa. Secondo qualcuno è già Secondo qualcuno già No, vabbè, su Però Vidal dovremmo fare tre trasmissioni, Su, su Livio, 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 poi attenzione. Allora, scusate, una cosa importante, la Juventus fa sapere, fa sapere. In realtà non lo fa sapere, ma, ma insomma, ribadisce che eh, l'istanza che è stata respinta per incompetenza della Cassazione rispetto allo spostamento della sede processuale, eccetera eccetera, verrà è stato preso atto che, che il momento evidentemente per il codice procedura non era, eh, non era quello giusto, ok? Per cui la Juventus, in occasione, da quello che so, della prima udienza, qualora, quando il GUP eventualmente darà la via libera per determinati capi e determinate figure, vediamo perché non è detto che accoglierà tutte le richieste. Sia sui capi di imputazione, sia su. Ma qualora ci sarà poi l'inizio del tra processo, in occasione della prima udienza, verrà ribadita la stesso tipo di, di richiesta, e a quel punto invece la competenza. Sarà, eh, sarà ad hoc, cioè il momento e poi sicuramente dal quale non si potranno non pronunciare, quindi la Juve punta allo spostamento della sede del eh, procedimento. Questo lo confermo perché poco fa. Poi altra cosa, la dico subito, per quanto riguarda il CDA finalmente ho un nome forte. CDA Juve, mi arriva un nome, mi dico questo è un serissimo candidato, potrei il nome è qua a Torino, è molto molto presente, eh, potrebbe essere sua l'ultima parola. Ma John Elkan avrebbe uso il condizionale, ma ho trovato finalmente una verifica, quindi lo dico: avrebbe trovato, eh, avrebbe scelto come referente per in quota, diciamo exor, diciamo Elkan, fate voi. Alessandro Nasi. Questo mi viene ribadito, senza cariche operative e deleghe in società, ma è, la, è il rappresentante, mentre John Elkan, ovviamente, non si va a sedere nel Consiglio di Amministrazione della Juve ma visto che erano stati fatti nomi legati alla famiglia eccetera potrebbe essere mi dicono con indizi concreti Alessandro Nasi il referente ripeto di, di, del lato proprietà nel CDA Juventus vedremo se sarà così. Io interrotto stato, Nasi a lungo è stato anche eh, proposto come proposto come presidente o come amministratore esatto. delegato. Eh per però il... lì hai car cariche operative. Eh? Sì no 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 per cui... No, però è un, nome, è un nome che gira in ambito no, Juventus, che, che sia CDA questo... o società da, da molto diciamola tempo. Più eh. semplice, diciamola più semplice, Gianni Elcan avrebbe chiesto, individuato, chiesto eh, a Alessandro Nasi di fare da uomo della proprietà all'interno del CDA, che ovviamente Tra è altro un CDA, Luca... che abbiamo trattato come tecnico. Vediamo se, penso che l'ultima parola potrebbe essere proprio quella di Nasi, ma eh, sarebbe stato individuato lui. Livio? No Luca, volevo dire poi una cosa su, sul Ferronaldo, diciamo, però da un punto di vista manageriale, vediamo di analizzarlo in quel modo. Però eh, Nasi è forse il pezzo di, di CDA, il pezzo di, di dirigenza che mancava perché eh, qualcuno di campo si è detto sta girando il nome. Qualcuno, diciamo che venga più dal mondo dell'impresa, eh, cose così, un po' lo abbiamo visto, mancava qualcuno della famiglia e l'assenza nel CDA di un membro della famiglia, allargata naturalmente, non per forza con quel cognome però sarebbe stato un segnale importante anche viste le voci che girano sulla stessa proprietà invece questo sarebbe un rilancio della presenza eh, della, de è un nome meno noto vedo tanti chiedono chi è ma insomma chi sa un po' sa bene no, che è un personaggio di cui si parlava in tempo Ta di pace non capisco in tempo che a noi importa di... l'area sportiva adesso stavamo facendo questo, certo. questo tipo di, 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 di analisi dei rumor se vi dico qui c'è è, è, una... è un nome inevitabile inevitabile per tutto sì, ciò eh, che abbiamo no. spiegato fino ad ora ed è un nome Vediamo, che Vediamo perché magari. Molto lui. prima, eh? Sì. Però. Molto prima. L'importante per che voi non voi arrivi la Cristi Lem. Ma chi è qui? Chi è che è allergico al discorso Cristi Lem? E perché? No? Eh. E comunque UEFA ha fatto il suo cammino, e storicamente è una figura, lo sapete, soprattutto i più anzianotti come Franco e altri, qua, anzianotti, ma Beh, noi anzianotti gli siamo gli saggi, gli ricordano, gli ricordano gli il suo coinvolgimento diretto Olimpiadi 2006. Però c'è scetticismo, un nome che non piace. Sono... Personaggio per tifosi... vicinissimo all'avvocato, poi allora. lascio la parola a Nicola, poi, poi mi esprimo. No, immagino che per i tifosi vedere Evelina Cristillen nel CDA eh, voglia dire anche una Juve che si tira indietro dalla Super Quindi non credo che sia possibile in questo momento. Non mi sembra no, io... che sia ancora pronta o intenzionata, infatti, ma non, non risulterebbe che... essere lei la rappresentante, il rappresentante in quota famiglia dentro il CDA. Ma come vi ho detto, salgono le quotazioni di Alessandro Nasi. Eh, lei si è esposta troppo eh, più o meno, giustamente, questo è il suo ruolo contro la Super Lega, Quindi non, no, non vedo come in questo momento possa entrare, eh, eh, da questo punto di vista, infatti, i rumors ultimi... non portano lì. No, ti Derico... che... devo salutare. Devo salutare. Però dai Allora, hai... lasciaci, lasciaci eh. con, con la combo Cremonese-Udinese-Napoli: cosa succede? Cosa succede che la sì. Juve fa 9 punti? Cosa deve succedere? <ride> allora... Mi piace questo ottimismo, eh. mi piace eh, molto l'ottimismo è... di Enrico. Eh. <ride> Vediamo, Io lo sottoscrivo. Eh. Torna idea. su Twitter. Ti scrivono Enrico. Dove sei finito? Qua in chat no, ti dicono, ma non sei più su Twitter. È, è vero, è vero, è una scelta che ho fatto ma un paio di mesi fa l'ho fatta. Ma perché? Come ti senti? cosa? Come ti senti? Meglio, devo essere. Ma è, un meglio. ma è un messaggio contro il sistema o contro Elon no, Musk? No, no, ma che Elon Musk no, no, è un, <ride> è, un è un messaggio personale, avevo bisogno di prendere un po' di fiato. Siccome comunque Twitter, anche se usato ma bene, è un ambiente un po' tossico a volte, avevo bisogno di respirare. Devo dire, dopo due mesi che sto molto meglio, hai riacquistato energie che ti venivano assorbite eh, da Twitter, mi, ma come mi fate mezzo. turbare? <ride> grazie Enrico Turcato grazie A ciao Enrico ciao Livio, Livio volevi aggiungere volevi no, solo una cosa sul tema sul tema Ronaldo perché se ne è parlato molto è chiaro è forse quello su cui i riflettori sono più accesi però dal punto di vista aziendale l'affare la Ronaldo è ovviamente un azzardo no? è il rischio che si fa per cercare di fare un passo in più ma non è il primo che ha fatto la Juve perché se ricordate l'anno dell'arrivo di Guain la percezione era sostanziale sostanzialmente la stessa, 100 milioni per comprare un giocatore sembrava un passo più lungo della gamba, anche Delict è stato sostanzialmente un passo più lungo della gamba, forse lievemente attenuato dal fatto che tutti sapevamo che Delict aveva la data di scadenza sotto gli scarpini, cioè tutti sapevamo che sarebbe stato 3, 4, 5 anni magari, però poi l'avremmo rivenduto magari bene. Però diciamo, un po' la sensazione è questa, che su Ronaldo si sia concentrata tanta comunicazione. Ehm, forse perché l'affare più clamoroso perché è il personaggio più scomodo però in realtà era parte di un percorso di investimento in alcuni casi più alto rispetto a quello che ci si poteva permettere poi tanti scappano insomma tanti stanno Ma io ricordo scappano, chiaramente di studio, lo disse lo, Andrea Agnelli disse quando arrivò Ronaldo lo disse o lo fece intendere in azionisti che il, la juve virtuosa nel bilancio sarebbe tornata nei due o tre anni, cioè il rientro, da, rientro dall'investimento, ma con un posizionamento della squadra e della società a un livello superiore, avrebbe avuto bisogno sostanzialmente di tre dei quattro anni di contratto. Dopo uno e mezzo è successo quello che è successo, Beh, sicuramente successo. è stato è stato improvvido tutto quello che volete, ma di certo la fortuna non è stata la nostra. Diciamo. Va, detto, va detto, però, Luca, che insomma, la situazione dello sprofondo rosso che ormai conosciamo tutti, non avviene e non si verifica solo per il Covid, eh? perché altrimenti diciamo certo. cose che non appartengono a. Però è anche vero che quando sei costretto a inseguire una difficoltà, ah, ci evidente. Succede, ci succede in tutte le cose della vita anche personali a si volte riesci, le situazioni riesci con e, un colpo a sistemare è. tutto rischi no, no, certo. di fare mosse cercando di recuperare sapendo che rischi però di, di peggiorare l'intenzione no, è buona no. ma poi ti va, ti va male è così, eh, così perché a lo sappiamo che la Juventus ha fatto degli studi di sostenibilità prima di prendere Ronaldo molto molto approfonditi è chiaro che poi se tu prendi Ronaldo ti esponi e poi Arriva anche il COVID e insomma ti de devasta l'economia. Allora, quella è una stratificazione che poi ti aggrava sensibilmente la situazione. E poi rincorrere quando sei sotto di centinaia di milioni è veramente molto complicato. Non con un sistema ritornato alla precedenza, quindi con tutto lo storico, ma con un sistema che deve rimettersi in moto. Quindi la Juve paga determinate scelte, ma paga anche la sfortuna di, di quel momento come sempre un puzzle è un insieme di testi. allora voglio chiederti prima che ci saluti Franco non so quanto tempo anche hai eh, due, partire... minuti, due minuti allora, chiedo velocemente a Nicola perché collabora anche con calciomercato.com ho visto che la redazione qualche collega sta insistendo da 15-20 giorni ancora ieri ci è tornato sopra alla voce Giuntoli facendo intuire anche negli articoli io li ho letti con attenzione sostanzialmente di avere delle ottime motivazioni concrete per poter sostenere che questa trattativa c'è e che le parti sarebbero anche ottimiste. Io ho letto ancora ieri: ti chiedo una tua valutazione. Magari i fatti non li conosci, non sai quali sono le fonti dei colleghi, eccetera, non lo so, però una tua valutazione, una tua attenzione particolare a questa pista, se c'è o no. E, Ma, come, e come l'accogli Giuntoli, sì, Juventus e viceversa Giuntoli mi sono espresso prima quindi eh, non, è, non è una traccia su cui sto lavorando io vi, lo so, dico, Lo so, infatti ah, ho detto sì, che sono dei tuoi colleghi io ho aggiunto di quello che so è che ehm, nel caso in cui ci fosse stata un'inversione di rotta sarebbe servito un'inversione di rotta nel senso che fino a non più tardi di settembre-ottobre le intenzioni della Juventus erano diverse. Poi sta cambiando tutto, quindi non, non posso commentare cose che... Sei, che mi... sei ancora un po' freddino rispetto a questa situazione? Novità su Del Piero, chi vuole parlare? Franco? Nicola? Guarda, io ho sentito alcune persone che lo conoscono bene negli scorsi <ride> giorni, devo dire che mh, a me non risultano delle, delle novità al momento. Eh, vedremo, è chiaro che poi... E I due nomi come Del Piero e Chiellini sono due totem, due monumenti, due di quegli elementi che tutti i tifosi vorrebbero in società. Um, io sinceramente ho raccolto qualche consenso in più, non dai tifosi, insomma dalle mie fonti per, per Chiellini. Chiellini era già in ottica Juve, cioè promozione dirigenziale. Già con la società precedente uscente, eh, beh, però mi risulta molto, molto quotato e molto considerato dalla, dalla proprietà. Sarebbe molto bello poterli trovare entrambi, però con delle competenze specifiche. È chiaro che insomma, un panorama che ci prospetta o Chiellini o Del Piero o eventualmente entrambi assieme è sicuramente un aspetto che fa no, luccicare gli occhi a tutti i tifosi bianconi. Prima di salutarti ti chiedo se, se, se ci sarà un mercato Juve a gennaio. A gennaio a me risulta che la Juventus cerchi questo esterno destro, è stato visionato Olm, eh, piace Fresneda, eh, però poi insomma, sappiamo dei sondaggi per, per Mele, mh, si sono comunque prese informazioni anche per, per altri giocatori, Karsdorp eh, costa, costa troppo, la Juve ha sondato anche Odrio Zola. Piace. E poi infatti non piace particolarmente, mi, piace. mi risulta però che Fresneda e Olm siano due giocatori giovani, eh, Fresneda 18 anni, Olm eh, nuovo laterale del, dello Spezia che ha fatto molto molto bene in questa prima parte di stagione, bisognerà vedere le richieste delle altre società, io dico attenzione a McKenzie perché se arriva quella proposta intorno ai 30 milioni la Juventus potrebbe farlo partire e quindi insomma però questo è un momento dove ci sono veramente tante situazioni. Eh, risposta di una mia fonte ieri ci sono novità sul mercato? No, è stato molto lapidario, aspettiamo. Eh, c'è la sensazione che non si sa bene chi possa avere in mano la responsabilità e prendersela di fare un'operazione di mercato. Esatto. Non sono un prestito all'Audriosola eh, in questo momento se dovessimo valutare al eh, 20 di dicembre che è ovviamente un prestito confezionato con quasi tutto a carico eh, del Real. Però, però attenzione perché le cose come abbiamo detto possono cambiare direzione in fretta, noi siamo pronti a osservarle sì. e a raccontarle. Grazie a Franco Leonetti. Ciao Luca, ciao un saluto a tutti ragazzi. Oh. Ti, aspettiamo ciao, ciao. Presto, ti aspettiamo molto, molto presto. molto presto, Ma ah, ragazzi non ci vediamo prima di Natale quindi buone festività a tutti. Buone ciao, festività, ciao ragazzi. Anche a Franco Nonetti da parte di tutta la chat. Secondo Marca, Ronaldo adesso si troverebbe a Dubai in attesa di volare in Arabia. Dove ad attenderlo c'è l'Al-Nasr con quel fantacontratto contratto fino al 2025. 500 milioni di euro circa in ballo per quel tipo di offerta. The Nightfly, yeah, wonderful. Vinile, prima stampa. Donald Favio, The Night uno dei dischi epocali, primo disco. Uh, per cultori hi-fi nel senso che veniva detto a tutti i cultori dell'hi-fi, tu per sentire se il tuo stereo suona bene, devi prendere The Nightfly, lo metti su, che ti piaccia che non ti piaccia, a parte che poi ti piacerà lo metti su e ascolti e dici, cavolo il mio stereo suona bene o non bene, questo è il disco test, è il test album per il vostro hi-fi Hi-Fi, eh, non Spotify, non ascolto la musica dal cellulare con le cuffiette da 10 euro, tutte queste cose qua. Un'altra, però eh no, volete, ascoltatelo anche in versione liquida. The Night Fly, disco epocale, primo disco registrato con tutta tecnologia uh, digitale, ovviamente per quanto potesse essere, non era digitale di oggi, parlo di inizio anni 80. Grande, grandissimi tutti, ho visto delle cosette interessanti prima sulle quali volevo andare... Dritto, uno era, mi pare, Alberto. Eccolo qua, 27 mesi di abbonamento, quasi record, e oggi è arrivata la felpa. Doppia gioia, grazie, grazie a te. Ho inserito all'interno della chat tre codici sconto eh, per il nostro store: 10% secco sono monouso, i primi che li usano. Se li tengono perché valgono una volta, io li metto anche in evidenza. Sono tre codici: 10% di sconto. Potete arrivarvi, potete, se fate oggi o domani, vi arriva per Natale. Se no, comunque, nelle feste consegniamo. Io mi prendo i pacchi sulle spalle e ve li porto a casa come Babbo Natale. Sono questi tre codici. I primi tre di voi che li usano, se non funziona il primo, usate il secondo, se non il terzo e potete portare un'enciclopedia musicale. È eh, enciclopedia musicale, più o meno. Eh, si fa quel che si può in tutti gli ambiti, anche nel calcio. Nicola, il sì. titolo del tuo articolo di domani non lo so ancora, eh, eh sono le tre. <ride> Vabbè, Qual è l'agenda da professionista? Ah, no, 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 non è vero, non è vero, non è vero. Comunque ah. sul Corriere Torino ci sarà ampio spazio come sempre per eh, la, arrivare preparati alla partita delle Juventus Bim. Pensavo per l'inchiesta. Ah, ok. Giovedì alle 14 sarai allo stadio per Juventus Rijeka? Sì. Bene, allora ci chiederemo poi anche una tua sensazione nei giorni successivi. Giovedì poi successivo invece... E lo stadio sarà aperto, non a porte chiuse scusa, venerdì contro lo standard Leggi. Sì. il 30 giusto, il 30 sì, sì bene, quindi sapremo anche i prezzi dei biglietti, tanti di voi potranno e spero andranno a vedere la squadra sarà l'ultimo impegno ovviamente prima di Cremonese eh, Juventus, tu come lo vedi questo ritorno, questo trittico di ritorno eh, di ritorno alla stagione agonistica, Cremonese, Udinese Napoli, Nicola ma dati precedenti avrei preferito per la Juve eh, non una settimana intera per preparare la partita con Napoli. perché... Allora il cellulare lo puoi attaccare all'i-Fi. Sì, peccato che stai ascoltando un MP3 a media definizione, quindi attaccatelo eh, anche alle casse volanti, ma non è la stessa cosa, devi, devi, devi comprarti il vinile. Posso capire e accettare il CD e fai il test, poi torni a ascoltare il cellulare prego, scusa Nicola no. no. negli, negli ultimi anni una settimana intera di lavoro non sempre ha portato mh, ha portato gli effetti sperati alla Juve però no. però vediamo l'imperativo è presentarsi alla partita con Napoli con altri sei punti questo sì questo sì, anche perché io credo che poi No, 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 calma. Allora la qualità massima <ride> la qualità massima di quel file è comunque infinitamente è comunque una qualità comp compressa, ok? Non è quella roba, è un'altra roba, non è, è, un, è una roba neanche è una roba compressa tagliata, dove le frequenze non si ascoltano tutte. È un prodotto buono, io lo utilizzo, ma se volete fare quel test di cui vi ho parlato, no! Non sto dicendo che non dovete Occhio, ascoltare. Non io. Mi sembra comunque un, un tema sul quale sfidare Momblano. Non mi sembra. Ecco, no, no, vabbè, sfidare. comunque sfida. sfida eh, parlami anche tu del trittico, Olivio. Eh, guarda, il, il fatto è che è passato davvero tanto, è successo molto di più di quello che ci aspettavamo, perché già c'era un po' di timore, no? Eh, ci sono i mondiali, quindi sostanzialmente un mese e mezzo, due mesi in cui non, non vediamo nulla proprio nel momento migliore. Però devo dire questa. Partita con l'Arsenal mi ha un po' rincuorato, anche se ha la funzione che ha, le, le formazioni che c'erano. Però questa prima sensazione, anche psicologicamente, il fatto di essere rientrati in campo, che è stata la prima volta che abbiamo visto di nuovo il campo dopo un po' di tempo, portare a caso il risultato è un elemento positivo. Ti devo dire, Luca, che io sono preoccupato su alcuni singoli e io te la Paro così, sfrutto la vostra sapienza. Quindi vi chiedo una mia Vai. personale preoccupazione su Vlaovic. Eh, perché, diciamo, da ambienti in qualche modo vicini alla Juve, mi arrivano voci di, di una persona di, che non si è forse ancora del tutto inserita nell'ambiente Torino, nell'ambiente Juve. Eh, non so quanto questo sia vero, quanto questo sia un percepito forse dai suoi social che non sono eh, diciamo troppo, troppo enfatici, no? ma forse sta anche nel personaggio. Lui non è, un, non è per forza un allegro, ma non tutti devono essere quadrati, no? quindi magari ha un carattere diverso. Però c'è un, una questione Vlaovic o non c'è? Stiamo parlando del nulla. Secondo Nicola, c'è una questione Vlaovic? Cioè, la domanda è, c'è una questione Vlaovic oltre alla pupagia? sì esatto sì. sì sì secondo me sì è un file aperto da tempo è un file aperto da tempo la pubalgia se per sé è un problema ma anche in questo caso non c'è stata grande serenità nella gestione del tutto mi spiego il, il, il programma originario dopo l'intervento chirurgico di fine stagione, di fine maggio-inizio giugno, non prevedeva il fatto che da Ferragosto a, al Mondiale, sostanzialmente, perché se poi non si fosse fermato, avrebbe continuato a giocare sempre. Vlaovic eh, dovesse essere spremuto in quella maniera. Anzi, lui aveva il programma, parlava di un suo inizio della stagione graduale. Date le circostanze, infortuni, mercato e tutto quanto, Vlaovic con sostanzialmente due tempi, un paio di amichevoli sulle gambe, forse meno, perché lui gioca contro l'Atletico Madrid dalla Continassa, gioca un tempo contro il Real Madrid, e gioca Villar Perosa, va da memoria, sì. gioca questa. che poi... Che poi con l'Atletico e il Villar sono state gioca fino a un certo punto per però lui vero. arriva va anche in tournée e ma scusa lui, Nicola, lui è stato non... operato la scorsa è stata, lui è stato operato o no? sì quindi, e poi è stato le, le circostanze hanno, hanno voluto che lui venisse sostanzialmente spremuto, lui sa, lui fino al momento in cui si ferma col Benfica Fino al 69esimo di Benfica Juventus è il giocatore con più minuti in campo della Juve e, e poi si è fermato. Quindi la gestione in sé per sé non, non l'ha reso particolarmente sereno. Non parliamo di felicità. Quindi Nicola. Scusami se ti faccio felicità. la seconda domanda, poi lui c'è il luto rimorchio. Questo no, 2022 non è andato cosa. come sperato. E inizia ad assomigliare con un anno d'anticipo ad assomigliare alla situazione dell'ICT. Eh, lui è al centro del progetto. Il giocatore su cui costruire l'attacco. L'intera squadra, grande investimento. Ma gli agenti ascoltano di nuovo i sondaggi e le richieste degli altri club. E se dovesse arrivare per giugno. Magari qualcuno si muove anche prima per gennaio con un'offerta adeguata. Non si dice di no prima ancora di, di ascoltare l'offerta. Vlaovic è una situazione. Parlare di e, caso poi, Vlaovic, e poi abbiamo per sembra... due o tre anni Milik e Ken centravanti. No, vabbè, a quel punto ricambi, ricambi no, perché ricambi il, mercato, di... il mercato dei centravanti è un mercato molto complicato in di questi tempi, eh

Dovete tenere le antenne dritte. Questo ha detto Nicola. Dobbiamo, anche noi giornalisti, questo che sta dicendo, io, io sono convinto che ci sia ancora, ancora qualcosa che vada raccontato su questa vicenda. Che non riguarda la questione medica, perché poi riparlo anche un po' del, del io, cioè, vado matto, vengo matto perché io so che ci sono almeno tre allenatori, ma anche Allegri era il quarto a suo tempo. Che avrebbero fatto carte false per avere Vlaovic. Lui dice Vlaovic, anche se tu se ci fosse un dopo Allegri ci sono diversi allenatori che direbbero il primo giocatore che voglio avere, è Vlaovic, poi il resto vedi quindi altro che venderlo. E lo pensava anche Allegri. Poi allora o Vlaovic è molto meno bravo, molto meno completo, molto meno disponibile, atteggiamenti troppo sbagliati. Al punto da che Allegri non la pensa più alla stessa maniera, oppure Allegri farà quadrato. Ovviamente, immaginando un giorno di avere il giocatore sano Livio, no, io volevo fare solo una domanda in più. Quindi, il problema è solo lato Vlaovic, cioè la Juve è soddisfatta di Vlaovic. Perché io sono un fan sfegatato di Vlaovic, ma la domanda è se alla Juve hai, sofferto, salire, con lui, hai sofferto con lui nelle partite giocate male secondo me tutti si aspettavano lui nelle partite di... giocate male perché secondo me eh, al netto il fatto che le colpe sono sempre di tutti però non credo che la colpa fosse principalmente sua delle partite giocate male anche ai mondiali farti... una squadra non esaltante ha giocato bene ha fatto Torna un gol farti... ecco in una partita torno a farti un paragone con De Ligt al termine del triennio De Ligt, De Ligt si aspettava molto di più dalla Juve la Juve si aspettava molto di più da De Ligt. dopo un anno che sono un anno, anzi due mezze stagioni ancora più complicate e che mezze stagioni Vlaovic si aspettava qualcosa di diverso dalla Juve e la Juve si aspettava qualcosa di diverso da Vlaovic. Oh, ma sono, ne sono 12 mesi che da noi di, cui quattro, no, di cui quattro mesi e mezzo non si è giocato a calcio e siamo già stufi. No, no. Noi di lui e lui di noi. No, ma non ce l'ho con te, ce l'ho <ride> con questa roba che anche nel calcio di oggi... Tutto, procuratori, giocatori, so, hanno tutti troppo Tutto va ai 100.000 all'ora. E invece bisogna essere è lì che ci va quella lucidità a capire, An a valutare il tempo per quello che è. Il Anche tempo perché... sono sette mesi che giochiamo insieme, questa è la verità. Anche perché un anno fa. lui ha fatto un gol ogni due partite: An eh? un gol ogni due partite. Anche perché un anno fa Vlaovic eh, è stato determinante nel venire alle Juve perché lui era un giocatore venduto all'Arsenal la Fiorentina l'avrebbe venduto in Premier sì, sì. E sì. lui è stato determinante per venire alla Juve voleva la Juve ha ottenuto la Juve e la Juve per prendere Vlaovic in questo caso non ha avuto nessun trattamento di riguardo dalla Fiorentina eh? la Juve ha pagato 90 milioni 70 più 10 di bonus più altri 11 rotti di commissioni <ride> 70 da pagare in tre esercizi, non in cinque Vlaovic la Juve si è esposta notevolmente. Se la, gioca, se la gioca Nicola, poi vi saluto, saluto tutti, vi ringrazio. Se la gioca, o meglio, se le gioca le sue carte, mister Allegri, eh, parlo per il suo futuro anche. Cioè, in questi sei mesi, in questi quattro mesi. Allora, dai, ottobre-novembre la situazione era molto compromessa, lo sappiamo, inutile. Delle, adesso il jolly che è in mano, se lo potrà giocare? Secondo se lo me... gioca, oppure... Adesso per Allegri, tra virgolette, si mette bene, nel senso che qualunque cosa accada, eh, sarà, nel caso negativo potrà comunque passare come una conseguenza di tutto quello che è successo. Eh, e lui è un maestro nel, nel, nel ricompattare, eh, nel, nel farsi forza delle difficoltà, soprattutto esterne. E non è uno che ha paura di, prendere, di fare scelte impopolari. Mi spiego bene. Se al momento di Napoli-Juve Fagioli e Ken stanno meglio eh, di altri che dovrebbero essere i titoli, se la Juve che ha chiuso l'anno con sei vittorie consecutive in campionato, quegli elementi stanno meglio e danno più garanzie di quelli della Juve virtuale, a Napoli gioca la Juve reale, non gioca la Juve virtuale. E io credo eh, sono molto curioso, ma anche molto ottimista della gestione Allegri dei prossimi mesi. Ah, bene. Bene, una bella iniezione di ottimismo, ci va anche per caricare qua la truppa, la chat, poi Nicola è uno che, insomma, è vicino al discorso squadra, al discorso il mondo Juve, Sada P ha rinnovato decimo mese grazie Momblin per il codice sconto, bravo Sada P se ne è, eh, è appropriato di uno dei tre codici sconto, eh, bene, Paolo pa Paolo, Pup, 11 mesi, voglio ringraziare Death Snake Mai, voglio ringraziare Mosca Bianconera, 27 mesi, Spinoza, 53, avete anche proposto dei sondaggi, ma oggi siamo andati ad alto ritmo, e... però insomma con i punti canale potete farlo, a volte raccogliamo le vostre idee le vostre sfide io 84 16 mesi c'è Dan Maes, 24 mesi c'è Luigi Phil avevo anche visto un nuovo abbonato da qualche parte voglio solo ripescarlo vediamo un po' se lo ripesco siete sempre gli stessi mamma mia che ma noi non ci annoiamo eh ragazzi Davide eh, so ho visto che tanti si sono candidati per il 38 minuti eh, i 38 minuti del 2023 dopo il grande successo della puntata di ieri eh, che è stata una puntata un po' cringe ma è andata benissimo con l'amico Claudio Zuliani che è venuto a trovarci anche in diretta finalmente il badge rotondo, grande Mombli, forza Juve 12 mesi per Lorenzo Labille Pogba, punizione di Platini 13 mesi, avete rinnovato in tantissimi, io vi ringrazio e il Mainardo Uh, come detto ha superato i due anni io l'ultimo giro l'ultimo giro l'ultimo regalo lo faccio chiedendovi la stessa cosa che ho chiesto prima Enrico Turcano. c'è un messaggio che da, uh, che da Juventini avete colto per la Juve dalla finale di domenica Livio Beh, abbiamo abbiamo un grande giocatore abbiamo un grande giocatore che credo che il mondo del calcio abbia sottovalutato in tutta la sua carriera e, e oso dire che forse sono anche ragioni estetiche eh, perché non è un giocatore bello da tanti punti di vista e forse per questo è stato un po' sottovalutato ma io credo abbiamo uno dei migliori giocatori del mondo io spero solo che questo, questo uno dei migliori giocatori del mondo inizi a sentirsi un po' juventino perché ancora questa percezione non ce l'ho molto forte E questo è il messaggio Nicola o c'è dell'altro? Ma... Io sposto, lui ha parlato di Di Maria, credo. Sì. <ride> e io, parlo di Rabiot, sì, sì. io parlo di Rabio. Io parlo di Rabio. Questo mi dà la conferma che se la Juve ha commesso un errore in questa stagione, è stato, in ottica futura, è stato quello di non proporre il rinnovo a Rabiot il giorno dopo che salta l'accessione allo United. Cioè ad agosto? Sì, agosto, settembre. Perché adesso tu perderai a zero un giocatore che hai atteso per tre anni, e che adesso è quel giocatore che credevi di aver preso, e oggettivamente, anche a Mondiale, ha dimostrato Rabiot eh, È quello che sosteneva Paratici nelle interviste. Eh, nelle prime interviste di quell'epoca, eh, prima ancora di prenderlo, quando parlava, quando spiegava il colpo Ronaldo e parlava dei centrocampisti, eh, dei centrocampisti eh, in grado di alzare il livello del, del centrocampo della Juve, metteva Rabio tra i top player, tra i 3, 4, 5 giocatori in grado di farlo. Il Rabio di oggi è effettivamente un giocatore do, che dopo che l'hai atteso tre anni, perderlo a zero è veramente, veramente un peccato. Perderlo in generale più che perderlo a zero. Buon Natale, Feliz Navidad, Merry Christmas, sono i nostri auguri a Livio Gigliuto. Uh, rubo da Giuseppe Lidea uh, per le festività a te, famiglia Livio. Grazie, tanti auguri a te e a questa comunità meravigliosa che avete creato. Uh, li faccio e riporgo anche a Nicola, ma magari lo disturbiamo. Chissà, intanto lui sarà a vedere Juventus Rieca uh, giovedì. Uh, buon Natale a te, famiglia Nicola. Noi però ci siamo eh, domani, puntata devo dire molto particolare. Ci tiene Massimo e, e sono diversi giorni che l'ha preparata alle 14. Questa sera, comunque, facciamo il, eh, quelli del martedì by night. Se abbiamo notizie, ovviamente saremo in prima linea. Eh, giovedì alle 2 c'è proprio la partita. Adesso ci armiamo e ci attrezziamo. Venerdì, pare che saranno le perle dell'anno, le perle 2022, la raccolta più incredibile che potevate aspettarvi con Mike Fusco, con Massimo, con... Sarubi, eccetera, eccetera. Un abbraccio all'amico Gigliuto, un abbraccio all'amico e collega Nicola Balice. Ciao a tutti. Ciao. A stasera. Stasera. Ciao. Ciao.